Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi, martedì, il banchetto liturgico ci offre il Vangelo di San Luca, capitolo 10, versetti 38 a 42. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Maria invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Bene, cari fratelli e sorelle, siamo a Betania, un piccolo villaggio vicino a Gerusalemme. Gesù entra in una casa ed è accolto da due sorelle, Marta e Maria. L'accoglienza si presenta con due sfaccettature diverse ma complementari. La prima è data dal servizio della tavola, la seconda dell'ascolto della persona. Marta si mette all'opera per preparare il pasto, Maria invece sceglie di mettersi al servizio di Gesù in un ascolto più personale. Direi che in ogni casa, in ogni famiglia e quando ci sono ospiti si fa così. Però il Vangelo ad un certo punto cambia il ritmo e spiazza il lettore. Marta reagisce all'inefficienza di Maria e chiede a Gesù di prendere posizione a riguardo. E Gesù lo fa, ma a discapito di Marta. Il Vangelo conclude proprio con questa frase così forte e bellissima: Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo richiama la vita attiva e contemplativa e dirà San Benedetto: ora et labora. È importante mettere sulla stessa bilancia l'ascolto autentico della parola e la nostra azione, la pratica, equilibrio tra l'azione e contemplazione. Non si tratta di dividere la giornata, i tempi da dedicare alla preghiera e altri al servizio, ma l'attenzione alla parola precede e accompagna il servizio. Allora approfittiamo questa giornata così bellissima con questo Evangelo profondo che ci tocca il nostro cuore, ci tocca da vicino, per conquistare quella pace interiore e donare tutta la nostra vita all'ascolto autentico della parola e anche delle opere. Buona giornata a tutti.